Prova, Ok, provo ancora. prova. Prova, prova, prova. La. Sì. Ok. Boh, eccoci qua online, finalmente. Stiamo un attimo finendo gli ultimi dettagli. E ci occuperemo in questa prima fase di un po' di unboxing. Già, già, No, ho già. sbagliato. Sì, scusate, sto un attimo qua cioccando, ma c'è la riga verde che mi dà assai fastidio. Che sto andando a eliminare, perfetto. Dovresti cambiare le impostazioni, le informazioni. Sì, adesso cambiamo subito. Cosa mettiamo di... Vabbè, titolo, unboxing... Vabbè, iniziare col titolo Das Panda è tanta roba. Teoricamente dovevi farlo prima dell'allarme, ma va bene. Vabbè, è sfuggito perché abbiamo avuto problemi con il cibo. E come game cosa metto? Vediamo se c'è Force Wheel. Just chatting. C'è Force Wheel TCG, ragazzo. Sgamate adesso la live. Ho trovato proprio i tag giusti. Però secondo me era meglio just chatting, però vabbè. Vabbè, se possiamo mettere il proprio argomento dell'unboxing, perché no? Secondo me è meglio. Almeno diamo un pochettino di visual a questo tag. Piccato solo 6 spettatori, vabbè. In che senso si aspetta di... No, va bene. Nel tag c'è proprio poca roba, però vabbè. Vabbè, vediamo comunque, l'idea è, essendo gli unici, può sicuramente aiutare. Allora, questo è... Oh, Quando vuoi sei su iniziare? Facebook. Aspetta un attimo. Ah... Perfetto. Quando vuoi iniziare, iniziamo. Race già... Sì, ho visto, sì. Tutto da qua, sì. Se qualcuno arriverà. Ma sì, adesso facciamo sto unboxing. Iniziamo, dai. Ah, non ti Che sento. fretta c'hai? Ah. Nostra moderatrice, vuoi provvedere tu ad aprire il box? O facciamo un gioco di squadra? Iniziamo a depellicolare il nostro box. Io sistemo qua, c'ho il cestino qua sotto. Eccoci qua. Il box... Ah, è coperto un po' da Angelo. Il box è molto carino, esteticamente. È un'espansione un po' contraddetta, ovviamente dico molto carino perché a me Zero come PG piace parecchio, anche Fetsing e Kaguya sono ottimi personaggi. La testolina sotto di chi è, Angelo? Mi sembra di Mojard. Non ho capito, allora fammi vedere un attimo. Adesso abbasso la telecamera anch'io. Sto dicendo nel box. Ah. Ci sono tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ci sono tutti i 6 saggi. Cioè, qui ne vedo 5. Poi c'è Kaguya. Quindi abbiamo Fietzing, 0. Mojard. Questo qui è quello delle Stone. Non mi ricordo come si chiama. Bruce Bruce Balesta. Balestra. E quello rosso non l'ho mai cagato. Mileist. Mileys. Non ne manca una. È quella dietro che se la ride, dietro. Allora, fammi vedere un attimo. C'è. Questo apriamo. Allora, in basso a destra c'è Bruce Balesta. Poi Sì. Zero in centro. A Sì. sinistra c'è Mojard. In alto a Kaguya destra in c'è alto a Fietzing. sinistra. Un'altra destra è Fietzing.
Noi abbiamo trovato la, penso sia la Baya Box di Nyarlathotep. Quella in Cina penso sia al Merius. Sì. Dici? Sto un attimo leggendo. Vabbè, tanta roba sta carta. Beh, Emile si è proprio in basso basso. sì, Milei se l'ho visto. Era quella dietro al Merius che non riconoscevo. Eh? Sì che puoi aprirla. Noi iniziamo a fare due pile di bustine. No, non si mangia la promo BY Box. Quante bustine, quante bustine? Allora. Nove, 12, 15, 18, quindi due pile da 18 bustine. Uno per me e uno per la moderatrice. Hai per caso di una voce? Cioè il... No, il microfono semplice del microfono. Ah, io inizio ad aprire. Ok. Iniziamo a aprire anche noi. Ah, intanto avviso anche gli amici che siamo in live. Sì. Adesso divideremo semplicemente in base a colori. Ah, io Iniziamo con guardavo il proprio... bianco come prima carta a sinistra. Poi la pila del rosso. Poi c'è il verde o il blu c'è poi? Il blu. Verde e nero. Quindi qua ci sarà il blu come carta, Trice quindi. spirito del vento autunnale e veggente dei tre occhi, non SRR. Quindi. Io di R ho trovato Minfia. Era per... No, quelle piastone le mettiamo sopra. Le bicolore le mettiamo qua. Sì, quella deve essere una rara, cara moderatrice. No, quella che è davanti. Segna punti, tieni. E poi come... Ah, ho trovato una rara. Full art. Ah sì, Akamors. La nostra moderatrice ha mangiucchiato un pochettino la carta. Sì. Rara. Mettiamone qui in alto. E full art qua in alto. Full art trovato? Normale o normale? Di verde qua sopra. Faremo due Io sto ancora file. cercando di settare meglio la telecamera in modo da far vedere quello che sbusto. Ok, normali e full art rare. Di blu ancora non abbiamo trovato di carte, non ce ne sono in questa espansione. Sì, ce n'è uno per ogni colore. Stone, quindi pietra. Coin, questo più i coin li Wow, teniamo uno forse Will per... ha le craft. È vero. Cosa? Una cosa che raramente si porta su Twitch, però eppure c'è qualcuno, visto che qualcuno fa i video. Sì, è una blu full art. Facciamo La una mettiamo sopra. fantasy. Anche le... Oh mio Dio, una pietra fighissima, non so cosa sia. Da vicino... Ah, prima di tutto... Full art è Ciao. bellissima sta pietra, ragazzi. Adesso si vede poco perché... La retroilluminazione è un po' ridotta, però guardate qua. Gran bel lavoro di grafica su questo. Cosa cassi ferre d'acqua? Molto bello, molto bello. Ho una carta blu, una carta oscurità, una carta vento, una carta luce, una carta fuoco, un'altra luce, una stone base, un segna cosi.
una rara luce, villaggio degli spiriti, e una full art rara blu. Qui abbiamo invece, visto che figata le doppie carte, una rara doppia, salamandra e fiamma, costa. Io direi di sì. Mio, se così va bene. Io direi di sì. Allora, vediamo qui come sta andando. No, io sono parecchio indietro perché sto facendo vedere un po' meglio le carte che trovo. Sì, tranquillo. Una stama moderatrice si è espressa sulla carinerissima carta. Oh, ragazzi! Cos'è? MR. Io ho una sola busta. Cos'hai trovato? Perché hai riso, ragazzi? Ah, oh, God pacco! Io ne MR invece, che è tanta roba lo stesso. Segni in sovrappressione il God Pack 1. E come faccio a segnarle se la pressione? ragazzi, mi stanno chiamando, arrivo subito. Ho trovato un Godpack, Angelo. Godpack, Angelo. E io un MR invece. MR. Merdamente rare, nel senso che sono talmente rare che anche se sono carte di merda ti piacciono. Abbiamo trovato campanellino rara in combinazione di pioggia di luce. Oh, un SR Full Art Oscurità. Quella di... carina. Sono tornati i golem, sono tornati. Peccato che non abbiano ricondotto la meccanica di Pandora. E dall'altro lato? No, chiamate. Cosa mi sono perso? Un sovrano, Wolfgang, principe del demone esiliato. Quello di Cthulhu. Sì, che può avere solo carte oscurità e o Cthulhu nel mazzo. Puoi mettere un segnalino in follia su questa carta invece di pagare il costo di risveglio da magia Cthulhu. Se però arrivi a 5 segnalini muori. Sì. Ma ci sono carte che lo tolgono i segnalini. LOL, che sovrano. Vediamo se Infatti, così. con Samantha pensavo fosse buggato. Perché? Perché gli manca un lato. E solo sovrano non ha versione G. Ma io a Allora. sto punto attaccherei una cosa. Però verrebbe male perché non ho studiato bene la cosa. No, Cosa? perché non riesco a zoomare con la webcam. Per cui. Neanch'io, quindi mi sono un pochettino arrangiato. Da stonto. Ciao Spider, come va? Fatto una Spider. buona giornata? Sono nuovi followers. Bene, bene. Mi sono contento, sono Effettivamente, contento. Ale, ti do ragione. Sei uno di quelli di ieri. O mio Dio, dipende. In realtà non ho visto gli spoiler, ma potrebbe. Dipende dal pool di carte che ha a disposizione. Ricorda la curiati? Sì, Spider, però devi aspettare prima che la Nuzlocke Oh. finisca, prima che facciamo quella cosa là. Intanto stiamo unboxando la Force of Will, non so se hai presente questo gioco. Sì, lo so. Allora, Ma cos'è continuiamo. la Qui sono. curiata? È quella funzione del Pokédex, cioè quella funzione di Pokémon Spada e Scudo che viene quasi ignorata da tutti. Io non la ignoro, quindi dimmi.
Allora, ho trovato gli Oxatot e Grazie per avermelo detto. spiega. Beh, praticamente in Pokémon si può cucinare il curry, praticamente. Ah, la funzione cucina del campo. Esatto, è campo Pokémon, quindi Spider lo vorrebbe fare in multigiocatore. Noi possiamo organizzare una Sì, funzione magari del genere. la prossima live. In quanti si può fare? Fino a 4. Allora magari la prossima live ci organizziamo, magari già anche domani. Domani mi suona difficile, visto che abbiamo quella cosa là da fare. Cosa abbiamo da fare? E domani dove siamo? Sì, abbiamo un piccolo compleanno, ma non è Scusami, così fino a che? limitante. Beh, io Poi ti fino a una ricordo che si sta certa ora. fuori entro i limiti del coprifuoco. Ok, coprifuoco a parte, comunque si sta fuori comunque fino a una certa ora. Ma sì, un paio d'ore in quattro amici, giusto per fare gli auguri a uno dei quattro. Comunque Spider, abbiamo un compleanno domani, quindi non so se domani sera ci sarà live, però No, vediamo un po' live se ci riusciamo ad sarà perché arrivare. io sarò online. Quindi non so se ci sarai anche tu. Se ci sei anche tu, bene, siamo in due, se no. Io probabilmente non so se riesco a far tornare. Poi. Vabbè. Questa è una carta che mi piace tantissimo, che ne abbiamo parlato sul gruppo. Quale? Questa qua. Che fa? Ah, quello dei fiammiferi. Esatto. Non so, c'è tenere la luce accesa dal mio. Un minuto, Rara, il color rara. Sto trovando tante rare full art, mi piace sta cosa. Fontana. Ah, che carino sto draghetto. Il draghetto quello blu mi serve. Non so. Come si chiama? Sto Neverend. trovando delle pietre rare, molto carine. Io ci sarò. Ma che gioco è? Si chiama Force Wheel questo gioco di carte? Allora, è un gioco nipponico, giusto per mettere le puntine sulle i. Molto carino, in realtà adesso stanno facendo delle espansioni molto 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 interessanti, dove ci sono tipo di carte dual, che permettono ai giocatori, oltre ad avere più carte, perché ce ne sono due in una, ti permette di giocare anche in formati più da veterani, che una delle due carte è sempre una ristampa e l'altra è una carta nuova. Il gioco è molto carino, si può trovare nei rivenditori. Se vai sul sito di Force Wheel trovi nella tua zona chi la vende e quant'altro. Ci sono anche il database, vedere le carte. Allora, questo qui è un gioco molto simile. Io di Ricorda carte conosco meccaniche di Pokémon e Magic. Yu-Gi-Oh! Cosa? Lui conosce solo Pokémon e Yu-Gi-Oh! Ok, ricorda le meccaniche di Magic, un gioco che non, a quanto pare non conosci. E semplificando, ci si trova con un mazzo di carte che è il tuo mazzo principale, come il main deck di Yugi o il main deck di Pokémon. O un'altra MR, tra l'altro. E a parte, come peculiarità del gioco, cosa molto intrigante, hai il sovrano. Il sovrano, come per esempio può essere questo qui, ti dà, adesso c'è scritto, non si vede una ceppola, però ti permette, in base alla sua abilità, di costruire un mazzo. Abbiamo sovrani che girano sui segnalini, per esempio c'era un sovrano luce che c'è un sovrano luce che dice: guarda la prima carta, co conta il numero di volontà luce e metti un segnalino più 100 su qualsiasi entità. E pari al numero di volontà. Faccio l'esempio: questa carta in alto a destra, dove l'indice io ci sono due pallini gialli, quindi quella carta metterebbe due segnalini. Questo è un esempio molto raffazzato, anche se non si capisce niente. E lo so perché è complesso a spiegare in live, soprattutto perché bisognerebbe mettersi qua, mettere le carte giù e spiegarti per filo per segno. Ma non è Per questo fare uno l'invento di Omni spiegone Spider? ve veloce,
Adesso ti metto la carta vicino allo schermo. Allora, questa qui è una carta, è una magia, è come lo sono tutte prima di essere giocate. Questa è un'altra carta, sempre magia, adesso aspetta, insomma, è una creatura, un mostro, come diremo in Yugi. Così che però copre il costo, mi trovare il punto giusto, ecco qua sotto. Come puoi notare, la differenza fra queste due, all'inferno della grafica, che una è full art, quindi brillante, l'altra no, è in basso, in un angolo del drago, avere un punteggio, adesso non si vede, mannaggia. Perché ho una webcam un po' penosa, mentre l'altra non ce l'ha. Quindi in una risulterebbero come fossero le magie rapide, piuttosto che le trappole rapide. Mentre l'altra, lo so perché è una webcam che fa un po' pupù. L'altra invece è un mostro con il punteggio in basso. In questo caso il punteggio è un 100-100 fatto molto sfocato. Ah, mannaggia me, la mia webcam, devo comprarla. Quindi tu in alto. Aspetta, ce lo posso fare che sto volando a specchio. È il costo. In questo caso abbiamo un pallino blu e di là un pallino verde. Ma possono essere anche di più. Eccoli qua. Questi, per esempio, ha tre pallini rossi. È uno zero. Ovvero, i pallini sono un sistema di pagamento che ti spiego subito dopo. In soldoni tu cosa fai? Di avere un sistema di pagamento che ti spiego dopo e in base a quante possibilità hai di pagare, tu usi le carte. Ci sono anche le carte multicolore, due, tre colori, te ne faccio vedere una qua. Questo ha tre colori, di avere un sistema nero, blu e rosso, e in realtà quel viola è considerato nero, e via. Ci sono cinque colori in questo gioco e un non colore. Che sono il bianco che è la luce, il rosso che è il fuoco, il blu che è l'acqua, il verde che è il vento e il viola che è l'oscurità. E poi c'è un non colore che sarebbe il grigio, che sono gli incolori. Io da In quanto realtà sono intelligente usare le carte in base a quello che mi piace di più. è una Non cosa fai fatta da molti male. giocatori una volta che non si va a giocare seguendo proprio le vittorie. Quindi se non voglio vincere a forza e voglio divertirmi, usi le carte che mi piacciono. Ed è secondo me la cosa migliore da fare in un gioco di carte, se devo essere sincero. Perché se no cosa vai a giocare se non ti vai. Oh, un altro sovrano! Almerius. Beh, questo è un sovrano che come specialità, guarda, ma allora. Tu vedi, è una carta double fax, tipo le cose della Hemiflex, no? Tu giri estivo, giro invernale. Allora, come dicevo prima, tu hai il mazzo principale che ha dentro i mostri e le magie. Anzi, non le magie, hai i mostri e le carte supporto e bla bla bla. Sessista? No, non è. Sì, in realtà è molto fanservice che ci sono sempre poppe ovunque. Allora, adesso leggete il sovrano perché non ho guardato di spoiler. Ok. Odio il correttore. Molti odiano il correttore Spider. Io devo andare alla prossima. Ci vediamo Spider, alla prossima, Ciao Spider. tranquilla. Poi al limite la prossima volta ti facciamo un piccolo corso. Comunque alla fine concludo. Hai il mazzo principale, le pietre con cui fai il pagamento e il sovrano. Finisco qua. Poi quando è ti faremo vedere, ti daremo un'infarinatura di tutti questi tre componenti che ti permettono di giocare. Ho Ciao trovato le ciao! merende. Ciao ciao! Ciao ciao! Almerius, non mi sembra male come sovrano. Ah, non è male. Io ho trovato le merende. Cosa? Il drago delle fiabe. È un sovrano? No. Però è un drago fortissimo per mazzi fiabe. Ah, sì, quindi ho trovato uno di Neverend. Hai letto il suo effetto? In realtà è tanto bello quanto fragile. Bah. Almeno io guardo nell'ottica Wanderer perché il blocco non lo conosco. Io gioco in Wanderer e guarda che in Wanderer con Grimm arriva a 10 fiabe nel cimitero e ci impieghi 3 secondi.
Sì, ma ormai tutto il Wonder è basato su rimuovere il cimitero, quindi. Come se non ci fosse Dark Alice a proteggere a quel punto. Angelo e Dark Alice una removal e ti, poi ti ficcano la rimozione del cimitero nell'oscurità, non ci puoi fare niente e ti rimuove il cimitero. Il discorso Sì, è. con indistruttibile tutto, ma va bene. Sì, Angelo, è rincorso. Ci sono le rincorse, ti ricordo. Quindi è Io sempre lo tutto da so. vedere, ma la vedo tanto forte quanto fragile. Beh, è ovvio che comunque ci sono contromosse, però è tanta roba, a mio parere. No, è carinissima la carta, molto, molto bella, molto forte. Però quanto è forte è fragile. Non mi sembrano di quelle Quando carte che, diciamo, poi segnano la giochiamo in Wonder, decisione di una partita, ne ecco. rimane. Eh? Non è una di quelle carte che ti fa vincere o perdere. Vincere sì, anche perché comunque è un drago a 1. Cioè, Sì, forte di è lui. E un drago costo 1 che fa cose, ma niente di esagerato. cazzo ne Almeno, cavolo. parliamo dell'espansione, No, allora, la questione. Io parlo in ottica Wonder col mazzo Grimm. Poi è ovvio che ci sono tanti mazzi che rimuovono al cimitero, ma è anche vero che comunque io posso giocare a mia volta protezioni contro le rimozioni del eh? Sì, no, è tutto cimitero. da vedere come sono montati i mazzi, ma al momento mi sembra tanto bella quanto fragile. Non ho detto che è scarsa, eh? Bello il ritorno di Mojang. Carte interessate non sto trovando nulla. Due Allora, ed togliere interessante, al momento ho spostato la mia parte di carte, che la moderatrice è dovuta andare a mangiare perché è arrivata la pizza in ritardo. pizza, E pizza, pizza, ci ha pizza, messo pizza, pizza. un'ora in ritardo, mica tanto felice. E Direi interessante, ho che sei. trovato il Salvator Amerius, molto carino. Un po' di full art e rare di tutti i colori carine e i due sovrani. Ecco, non riesci a mettere tipo le immagini da OBS, cose varie, no, eh? Però sbatti. In tempo reale mi la vedo difficile. È una cavolata su OBS, aggiungi, scarichi, cerchi, vai su un attimo internet, cerchi l'immagine, poi scarichi e poi la salvi, la Sì, ma non metti. posso mettermi a fare per ogni carta così, visto che non ho neanche voluto gli spoiler. No, non tutte le carte, ma le carte interessanti, tipo almeno se Wolfgang, metti in sovraimpressione che sono Ma carte no, sovrane tanto trovate non al abbiamo momento. quel pool di service così importante. Al limite faremo poi, se si vuole fare qualcosa di simile, ma dedicando la live a questo. Un po' sottovalutando certe cose. Non so. Ah, io ho trovato Fietzing. Buono, possiamo già fare la combo. A me l'oscurità, come al solito, piace. Ha un bel pool di carte. Allora, Fietzing è molto forte, ma cioè, allora, più che altro va in combo con altri Con? creature, cioè con altri sovrani. Cioè? Almeno se non è molto forte come combo. Fietzing è forte con Gruzba. Gruzba Lesta. Oh, che ho trovato la Abdul 1 per. E infatti io probabilmente allora potrei giocare Fietsing e Gruzba. Ma sai cosa fa Gruzba? No. Non è il tuo stile, cioè. E cosa fa? Praticamente in questa espansione non c'è niente che si addice al tuo stile. In realtà ultimamente ho giocato un po' tutto, quindi mi va bene cambiare. Conta che comunque Gruzba più Fietzing è un mazzo ramp. Ma ci sta allora, non vuol dire che l'ho giocato. Oh, Fiammiferi Full Art. Bello. Sei contento? E quando farò quel mazzo in Wonder sarà divertentissimo. Ah già, quello mi ricordo che avevi montato un mazzo carino. Fiammiferi già, c'è il vecchio Fiammiferi. Quindi, GG. È una rottura di palle. Oh, un Gullwing Full Art. Certo che è un po' una rottura quando trovi delle normal full art.
Carino Loctulu infinito. Qual è Loctulo infinito? Abitatore dell'abisso. Ne puoi avere quante vuoi nel tuo mazzo. Pizza New Squalodrillo. Allora, addirittura anche il focus della webcam, perché ho tutta la roba sgranata. Qui ti va già un po' meglio. Cosa? No, sto correggendo un po' il focus. Ah, ok. Di... Noi avendo poca. Allora, potendo tenere la luce accesa per poco tempo in questi giorni non ho la possibilità di piazzare chissà che roba. Non avendo poi il cavalletto, la cosa mi passa totalmente di voglia. Ieri hai fatto più 3 di follow? Sì, più 2 o più 3, boh, non mi ricordo. Buono, buono. Allora, Ho trovato migrazione delle Welser. fibre. Ma chi sta spammando? Il gruppo è uno dei nostri gruppi Telegram. Fammelo silenziare un attimino. La carta di Biancaneve è fortissima. Carta di? E Biancaneve è fortissima. Questa qual è? qua. Ti ricordo che quando ho visto gli spoiler non ho visto niente, eh? Scheherazade. Sai cosa? Allora, Biancaneve dice. Allora, la parte di magia spell dice che quando questa carta fa X danni suddivisa la tua scelta tra un qualsiasi numero di senatori Sovanigi avversari, dove X è il numero di danni ricevuti in questo turno. Quindi Se hai ricevuto. clona i danni. Clona i danni, soldoni. Sì, per dire, tu subisci 2000 di danno, tu rimbalzi 2000 di danno Oh. Ti ho sull'avversario, cioè trovato la gli piccola rifà. fiammiferaia esplosiva. E però la cosa forte è che se tu fai più di 1000 di danno indietro, Sì, vuol metti dire la che parte di... E restituisci più di 1000 danni. che ho detto? Ascolta live. Fai più di 1000 danni indietro. È sbagliato. Molto sbagliato, completamente sbagliato. Perché? Perché non è grammaticalmente corretto. Se infliggi più di 1000 danni, comunque puoi mettere in campo la parte di Biancaneve. Biancaneve dice che metti X segnalini più 100 dove moltiplicare. Metti 100 segnalini, cioè metti un segnalino più 100 in base ogni 100 danni inflitti, giusto? Esatto. Cioè ogni Sì, da 100 danni subiti. subiti, vabbè, uguale. In questo caso sarebbero la stessa cosa. Dipende, poi se ci sono carte che buffano il danno è una cosa Wow, un'altra differente. Abzul. Io ho finito. E io invece sono molto indietro. Allora, mi guardo. Guardo le carte oscurità. Ma non ci sono carte che particolarmente interessanti che sto trovando. A parte il drago. Effettivamente non so neanche cosa cercare. Io a quanto pare Grusba. Ho trovato zero. Zero? Ma magari posso giocare anche quella, vediamo. Zero almeno se no è una bella combo. Allora magari, boh, vediamo. A me piace distruggere le cose. Beh, io comunque ti sto in quanto a carta ti ho battuto col Gotpack. Sì, vabbè, tu GG poi. Vetro. Abbiamo trovato un po' di carte. Ma per me è quella. Grazie, moderatrice, grazie.
La modellatrice ti dedica una cosa. Vieni qua che non l'ho vista. Ah, non l'ho vista. È troppo tardi. Che cosa? Era un dito medio. Come sempre. Ti vuole molto bene la modellatrice. Ricambio. Come ti sembra questa espansione comunque? Esteticamente mi piace molto, sono sincero. Devo ancora vedere bene le carte, ovviamente. Contando che giocheremo in digitale all'inizio, probabilmente proverò a giocare il Grusvalester perché le carte a scurità mi piacciono parecchio. Parlo di gra a livello grafico. Vogliamo fare draft e farci una partita in 10 secondi? No, e con me mi schiata tutto. Se posso usare tutto il box per fare un mazzo, possiamo farlo la Facciamo prossima? box contro box. Mi sa che vinco. Perché? Ho trovato un fottio di M un po' di MR e tantissime rissime, missime rare. Rare, punto. Allora, 66. Mi aspetto una 67 da qualche parte. Che la vince a tavolino non è detto, conta che io ho un god pack dalla mia. Poi tu puoi giocare un solo sovrano, io ce l'ho il doppio sovrano. In realtà non si possono usare, sicuramente non è salvo al tuo Avevano detto regolamento. box contro box. Sì, ma seguendo il regolamento, dal No. draft. Se dovessimo fare draft dovevamo ricominciare tutto da capo. Poi hai detto che non potevi fare. Ha detto facciamo draft, tu hai detto non, no, non lo posso fare perché ho rischiato tutto. Allora io ti ho riproposto box contro box. Sì, si può fare box contro box rispettando le regole del draft. O si fa effettivamente box contro box oppure Eh sì, la prossima volta che lo facciamo. Perché mi devo prima leggere tutte le carte. Settantasette. Settantacinque. Ok. Tanti mi leggerò le oscurità e vediamo. Comunque di bello ho trovato. Queste sono le normal. Vado a leggermi le. Allora, Abdul, che è una carta che a me piace un casino. Che entra e blocca le entrate. E anche uno spacchino a costo 4 che, beh, poca roba. Niente di particolarmente interessante, ma meglio che una carta liscia. Poi, di molto interessante, ho trovato l'Ilias, che lancio ad uno, lancio rapido, spacco un pezzo, un reso, un sovrano. E basta. Se invece la gioco risvegliando la parte sotto, aggiungo segnalini. La parte sotto è il risveglio della volpe a nove code e Naruto ne sa qualcosa. Ah, quindi se io ho tre stone diverse, utilizzo il risveglio della volpe a nove code. La carta torna sul terreno come l'Ilias e diventa 1.003.003. Okay, non male, un MR abbastanza carina. Poi ho trovato questa tipa qua, costo 1. Incantatrice dell'estrazione. Entra Mullo 1, Millo 1 e recupero il sovrano. Io potrei giocare anche Wolfgang, qualche idea carina con Wolfgang mi è venuta. Vabbè, particolare. Beccato Dark Sphere. 500.000 volare rovina.
Riprendo un retro dal cimitero. Se invece sposto un sovrano lo metto sul terreno. Non è male a costo 3. Costo 3 è un pezzo 5.000 volante rovina che può resuscitare. Peccato averne solo una. Bisogna guardare bene. Carino il villaggio. Sono delle fiabe? Villaggio delle volpi isolato. Entra, spacco un pezzo a 2 inferiore. E sposto un sovrano 2 rovina. Anche Ah, sì. il golem non mi dispiace. Costo 1, 8. L'8 si sconta di 2 per ogni stone diverso che hai. E entra, spacca tutto quello che ha d'attacco di lui. Che è un Sì. 2000-2000. Quindi entra, spacca tutto. Praticamente, allora, diciamo che le carte di Gruzmo, quello delle pietre differenti, è forte Sono forte. quando... No, ma in Genesi sono molto di più, perché in Genesi comunque giochi per lo più tutte singole copie, quindi sono molto più forti. Vabbè, le carte mi piacciono, queste di Gruzma. Allora, 66, 67. Prepariamoci i mazzi per la prossima volta, eh? I mazzi da preparare. Come lo vuoi preparare? Dal box. Dal box. Non ho capito, ripeti? Facciamo box contro box, no? Sì? Vuoi provare? Ah, in questa. Ok. Seguiamo il Però regolamento. quei sovrani che abbiamo trovato No, oppure scusa? col sovrano. Cioè quello da. Non qui sono trovati gli altri. Col draft. Sì, sovrano draft e mazzo faccio normalmente. Così giusto per non andare sempre solamente a culo del sovrano giusto. Che se tu hai due sovrani sei saggi, inculi tutti. E non dir di no, eh. Non mi puoi dir di no. Ah, no, ma Ah, vuoi anche la fare, promo cioè... by box è bannata, eh. Sì, ok, quello sì. Ma vuoi fare con queste carte che abbiamo appena sbustato, oppure Queste che vuoi abbiamo sbustato fare... stasera. Tutto Ok. il box abbiamo sbustato, esclusi i sovrani. Sì, Nico Bro, ciao! Abbiamo sbustato i box. Ho appena guardato. Espansione molto sbroccata. Non ho guardato gli spoiler. Un god pack trovato. God pack trovato da Seven, il nostro judge della zona Piemonte. E poi resta da vedere. Esatto, ma sì, c'è tempo, ci vuole pazienza. Trovate anche quattro sovrani, tutti differenti, quindi adesso un doppione. Aspetta, qui. Che sono Almerius e quello di Cthulhu. Qui c'è anche Almerius. la Baia Box. Io invece ho trovato zero effiezing. Più o meno abbiamo trovato uno per di tutto. Ma ci mancherebbe altro. A me interessa molto più che altro la Neverend per appunto il drago delle fiabe per il mazzo green. Allora, Poi il io faccio. resto Sì. devo ancora pensarci. Io per adesso faccio ritirare tutto così com'è. Così non saprai cosa ho sbustato più di tanto. Quindi prepariamo un mazzo di 40 carte più le pietre trovate nel box. Sì, usiamo tutte le carte del box per fare un mazzo, esclusi i sovrani. Va bene. O vogliamo farlo in 10 minuti o in 10-30 minuti. No, 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 no. Voglio. Devo leggermi tutte le carte, Angelo, quindi la vedo molto difficile. Io dovrei prendermi una... Allora, per equiparare le cose, dovrei prendermi un'altra bustina in più per sostituire il Godpack. No, tu giochi senza codec. Appunto, dovrei prendermi una bustina in più per sostituire il Godpack, un po' come i draft. C'è la lega che si è verificato un errore, forse. Adesso si può fare come sistema, quindi.
controlla un attimo la live forse perché c'è un Cosa c'è? problema. Che è successo? Allora, o forse è la mia rete che ha un problema. Non lo so. Intanto mi parte il DNS. Ma che è successo? Spiegami bene, ti rispondo. Vai a vedere se la live ci... Sì, no, la live è up. È un po' in ritardo, ma aspetta, refresh un po' il canale così mi si resetta il ritardo. Sì. Ok, io Ha un ritiro po' di questo. delay, eh. Ha un po' di delay. Però Perché il non messaggio so di cosa Nico però farci. non mi compare più? Ah, ecco qua, si trova. Ha Nico, ci circa sei? 4 secondi di delay. Ma paradossalmente, Angelo, secondo il Sì? regolamento dei draft, io potrei giocare tutte queste stone, giusto? Sì? Che cosa stupida. Potresti giocare anche tutte le carte del mazzo. Cioè, tutte... Tutto questo, io gioco col mazzo. Esatto. Incredibile, ragazzi, incredibile. Cose Bravo. meravigliose dove trovarle. Ok, io ho fatto la mia bella pila di carte. Il resto la vedete la parte 2, un'altra magari domani. Facciamo inizio un po' di Pokémon e poi facciamo una partita 2 a fuoco con le carte del mazzo. Domani? Va Domani. Sì. bene. Vediamo un po' se riesco a tornare in tempo, ma va bene. Ma sì, Angelo, no? Cioè, una volta che si parte magari alle 8 da Casale, cioè, anche se un po' più leggermente più lontano di Casale, voglio arrivare per le 10 a casa. Guarda che io devo anche portare una persona a casa io. Vabbè. Basta partire Sì. con un'oretta o due d'anticipo. Poi vediamo, magari ci colleghiamo un po' più tardi. Ho detto che devo collegarci anche domani alle 9:30. Avremo il Conta che posto. comunque io devo ancora lavorare, io domani faccio giornata piena, cioè faccio mezza giornata lavoro e poi cioè, molto probabilmente domani sera io non ci sono perché sarò esausto, anche perché comunque a differenza tua io domani mattina lavoro, ma pomeriggio andiamo a giocare a Softair. Anch'io lavoro domani, in realtà. Domani è solamente il giorno in cui lavoro tutto il giorno. Stacco solo per venire su. E a che ora ti alzi? Dipende dal bambino, tra le 4 e le 6 di mattina. Poi cosa farai? Inizio a lavorare. Aspetta un attimo che passo da casse a cuffie. Quindi adesso non sto sentendo. Ok, ci sono. Sono cuffiato. E poi dipende, inizierò a lavoricchiare, avrò cose da fare e via. Allora, modifichiamo la grafica. Potere Va della bene. live, a me. Puff! Allora, quanto odio OBS quando mi fa fare queste cose? Allora, io metto le carte che mi hanno sbustato da parte, quindi per la prossima serata sistemiamo. Yes, giochiamo e sistemiamo. Domani comunque Softail prenderà parecchie energie. Nessun problema, possiamo fare anche giovedì, venerdì prossimo. Allora. Allora, questo chiudo, salvo.
Anche perché comunque se io non ho proprio più tempo di guardare, cioè di farmi il mazzo di carte. Anche perché domani, appunto, domani sarò fuori tutto il giorno, non rientro neanche in seconda casa se non la sera appena finita. Quindi. Vogliamo fare cambio di vita? Non so se ti conviene, non credo proprio. Boh. Immagina di fare più cose ma in meno tempo. Ecco, e me molto meno sonno. Fino Idea. magari fino magari 2 mesi e mezzo fa ti co sarebbe convenuto. Da 2 mesi abbondanti a questa parte no. Non ti conviene fare il cambio. Colleghiamo. Non faremo stasera direttamente il confronto perché, come ho detto prima, io devo leggermi ancora tutte le carte, quindi dovrei mettermi qua, leggere le carte, perderei un'ora solo a sapere cosa fanno. Aspetta, devo posizionare la mia webcamera. Ui, adesso devo abbassare anche la luce. Non c'era prima il cestino, invece sì c'era. Qui c'è il bicchiere di Coca. Coca-Cola, non pensiamo male, ragazzi. Invece sì, adesso apparirà tutto come deve. Troppo. Bene. Partiamo con GTA Online. Dov'è? Yeah! It's partito! Oh, aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra la GTA. Ho perso il mouse. Ho perso il mouse! E hai perso anche le nostre facce. Non è che l'ho perso, non le ho perse, sapevo dove, sapevo perfettamente dove erano. Lascia stare qualche sera fa, se guardi nella live, quando non mi ricordo, sì, la prima volta che ho giocato a Gran Turismo, ho spostato Discord, Discord ha cambiato forma come finestra, e tutto è andato fuori posizione. All. Che è successo? Che è successo? Troppi pelucchi? Ah, ma perché cicciottone? Cavolo, il mio figlio è talmente ciccione che lui ha 2 mesi e mezzo e veste 6. Oh, mamma mia. Ti rendi conto? Un figlio ciccione. Ok. Perfetto. Adesso la prima cosa che faccio è comprarmi il veicolo nuovo da Warstock. Si sta lamentando. Vedi, non c'è. Non dire che devo allungare, aumentare. Oggi c'è 50, domani c'è 60. Muove dagli altri 150 e vediamo. Allora fai tutto adesso. Devi cambiare il tag della. Sì, cioè, ci stavo proprio guardando adesso lo schermo, come puoi notare dalla live. Che digressione.
Allora. Ma che non lo so fare? Non mi trova GTA Online. Come mai? Il tag non è GTA Online, praticamente. No, GTA 5. Eh no, non ho mai usato GTA 5 come tag, è sempre GTA Online. Ma lo stai facendo da OBS o da... Da OBS. Fallo dalla... Aspetta, ci penso io No, sì, ma aspetta. sto già andando a farlo. Tranquillo. Fatto. Un attimo. No, ho scoperto che mi correggeva sempre tutto in GTA 5. Quindi rimettiamo quello. Grand. Ecco, default 5. Ok. Caseggium. Random. Fatto. Ho visto la pubblicità del Vapid camioncino con rampa, quello dove ti hai ricaricato tu sopra. GG, mi è piaciuta leggerla. Sì, sono online, tu sei online? Mi sta arrivando anch'io. Ok, se ti vuoi venire, la mia sessione a quanto pare è singola, solitaria. Iniziamo subito a comprare la Warstock. Di nuovo Vaikle. Te lo regalano adesso. Il Cosa? nuovo veicolo. Wow. Poi devo personalizzarlo nel frattempo, mentre ti aspettiamo. Già, costerebbe 100.000 dollari, 102. Però fino al marzo te lo Hey, regalano. the eye. Buono. Consiglio di comprartelo. Che cosa sarebbe? Una moto o una Un macchina? quad. Però è regalato. Ricordo che al cavallo il nome Donato non si guarda in bocca. Questo è il mio furgoncino bellissimo. Stato creato esteticamente dalla nostra modellatrice. Io ho scelto la versione del server fatto di farlo rialzato o meno. Sei rosissima. Adesso stiamo aspettando che arrivi il nuovo quad. Che in realtà mi ricorda tantissimo, grazie. Mi ricorda tantissimo il quad Life Guardian. Sì, dai, arriva quad nuovo, ti ho appena comprato, ma voglio subito personalizzarti. Cosa? Non ho capito. È uno dei più grossi rivenditori, a mio avviso, di Force Wind. Come carte simili e quant'altro. Ci ho visto sbustare. No, no, no. Ah, yeah.
Morpheus è arrivato. Andiamo a prendere il vero. Si trova anche con questo. C'è una killment di Sanseia che dicerà prendi 100 amici. Non puoi avere più di 100 amici. E infatti devi raggiungere 100 amici per sbloccare questa killment. Ah, ma l'ho già sbloccato da tempo. Cioè, quindi hai già il pavilion con Well Know 2? Sì. Buono. Sì, no, ho fatto la corsa di aggiungere più persone possibile all'inizio. A me me ne mancano 20 per arrivare. Poi mi manca Skin Collector e ho finito il pavilion del PBE. No, io non mi schifo. Quel skin mi manca anche a me. So che ci sono diversi livelli. A me manca l'ultimo livello, quello da 40 skin. Allora, mi pare di aver fatto quello da 20, se c'è. 10 o 20 l'ho fatte, l'altro no. E non mi ricordo il secondo. Poi butto un occhio. Prima di staccare, facciamo un attimo un confronto veloce. Sto provando un attimo il quad, ma poco era attivo. Ok, siamo dentro e modifichiamo il quad. Ho sbagliato, penso. Per freni. Ho problemi con GTA, non riesco a connettermi. Come non riesci a connetterti, devo andare. Sto personalizzando il vero. Guarda, devo scegliere il colore. Chissà di che colore lo farò. Sai che cosa potrei fare? Il mio veicolo? Di che colore potrei fare il mio veicolo? Rosa. Avete risposto contemporaneamente sia te sia la moderatrice. Esatto. Ah, quanto ti aprire sto menu. Tipi di ruote, mettiamo la tua di strada. È importante scegliere le ruote. That's a beauty right there. Dai, this is the same stuff they use on armored cars, you know. Oh, adesso sì che lo sento un po' più mio questo veicolo. C'è ancora niente? Già. Se vuoi collegarti alla mia sessione? Eh?
Ragazzi, questo è GTA. Passi più tempo nei caricamenti che altro. Quanto passa la storia? Lo dicevi tu prima. Adesso sto cercando di entrare nella storia. Intanto giriamo a casa e proviamo sto coso. Proviamo nelle strade un po' tutte curve, montagnose. Comunque trovo. Allora, prima impressione è che non gira molto. Deve essere sfigata di una volta. Quando scena, però tutto lì. Sto facendo delle curve perché non posso farne obbligate perché non posso farne altre, se no vado contro i muri. Tra tutti i quadri mi sembra quello un po' più carino questo. Quindi visto che hai regalato te lo consiglio. Se vuoi il movimento libero, senza rinunciare alla stabilità, non mi sembra male. I piccoli ostacoli li sfondo senza problemi. Sono un piccolo rinculo, ma quello è normale. Anche a bassa velocità riesce a far cose. Chissà se ha peculiarità questo veicolo. Non è sborsto, cosa dice? Allora, l'inca bla bla bla, forestale estremamente gente capace di supportare rotolante sui fianchi, testa coda, frontali. Non chi lo guida. Ok, può condividere i traumi con un amico. Sì, test fuori strada vicino all'acqua. Vediamo come distruggerò questo veicolo. Uno stress test al veicolo. Sto risalendo una di quelle scalinate per scendere in spiaggia, presente? Ci metterò un po' per manovra, però ci andiamo. Dai, GTA, aiutami. Ragazzi, lo sto facendo al contrario. Questo veicolo è ottimo per far salire le scale al contrario. E se mi credi, Angelo, guarderò live. Ah, ci credo, ci credo. Se dovete salire delle scale, dovete farlo con un veicolo a quattro ruote, usate questa in retromarcia e siete sicuri. Che so, da dove spunti facendo queste scale? Dove? Tu hai l'import-export delle macchine? Sì.
Ecco, dove deve rubare una. Esce al lago. Quello che entri devi silenziosamente uccidere le guardie finché non trovi la chiave. Tra l'altro quasi quasi vado a fare di portare esposo, ti aspetto. Sai che devo magari dire che devo Comunque, hai già in mente cosa voler fare? non saprei al momento, magari possiamo fare un po' di export, quelle cose lì. Oppure andiamo a salvare il mondo? Voglio aspettare il ritorno di Sergio per salvare il mondo. O magari io devo trovare i punti di interesse per il colpo Einst, che non li ho minimamente cagati, perché proprio in mezzo al tuo è passato un po' di tempo. Quindi possiamo recuperare i punti di interesse. Bene, facciamo andarci in due. Esatto. Appena mi collego. Sì, con calma. Tanto non è che tu possa farlo di fretta, questo GTA. Comunque devo fare strada è abbastanza agile. Single player l'hai aperto? Sì, adesso sto arrivando nell'online teoricamente. Hai patchato il gioco, giusto? Sono appena caduto dal fuori. Ma non devo prendere cazzo di questo. Come? Dove scappi? Mazza, prendi la vendetta. Perché no? Non vedo, che è successo? Dove era? Arrivi maledetto. Ho ucciso quello che mi ha colpito facendomi cadere dal quad. Cioè in realtà ci sono andato solo io, eh. Però l'assolto è la stessa. Dovevo perlomeno chiedermi scusa. Oh, mi sta simpatico questo quad. Strano per un quad. Devo capire perché il mio status mentale è sempre precario. Anche se è sempre vuoto la mappetta. Scriverò un'email al team. Perché sono appena schiantato contro un muretto. Ci sono. Mannaggia. Che strisciata di sangue. Vabbè, ho bisogno di una trasfusione. Mi sa che diminuire una sessione. Tu non riesci a Sì. collegarti? Non riesci a collegarti? La mia? Vediamo un attimo se riesco ad arrivare online più che altro. Ok, intanto inizia a entrare online, poi vediamo. Cerca comunque di entrare nella mia, lo invito. Vuoi che ti inviti io o fai tu? Mi dice proprio che Roxa ha dei problemi con i server, cioè con la manutenzione e tutto. Scusa, ciao, non ti avevo letto che ero concentrato. Come faccio a passare a 5M? Non mi interessa, ma non mi sono mai informato. Bisogna scaricare le mod. Non ti dà problemi? Ma perché comunque non ti connetti ai server di Roxa, ma ti connetti proprio ai server di 5M. Potremmo farlo. Sarebbe interessante provare la versione 5M. L'ho visto un po' di dirette. Ed è veramente interessante. Beh, devi saper rullare comunque. Quello non è un problema. Praticamente la versione migliore di online di GTA. Lo so, e come funziona? Cioè, nel senso io scarico. Sì, lo so. Vedo lo stato in dirette. In estate come funziona? Io scarico una mod, scarico un client, scarico cosa?
Ekalax. Inizia a scaricare il client di FireEmblem e crea un account. Ah, praticamente E quindi è parallelo a GTA, cioè nel senso io posso tenermi a GTA normale e giocare anche a FM senza sovrapporre i giochi, quindi senza dover dopo reinstallare GTA, giusto? No, ma praticamente penso che sia. Sì, però il tuo account parte da zero. Cioè, sono completamente separati. Ah, perfetto, ci sta. Si può fare tranquillamente. E si può giocare anche solo con gli amici, tipo ad esempio noi in questo momento siamo tre streamer, quindi possiamo iniziare. Praticamente, Marco, alla fine della fiera è tutto un, cioè, è tutto un server a parte, è solo Sì, un mondo piratato sto solo di chiedendo. GTA. Ho capito. Ah, quindi a livello di connessione ai server funziona come il classico online o meno? Sì, ti connetti ai server di FireEmblem. Basta collegarsi allo stesso server. Alla fine sono dei server in parallelo. Immaginavo, cioè, è un po' come No Saving Dick Vendetta o altri server privati, tipo World of Warcraft Vanilla e cose del genere. Quindi sono proprio server privati, niente a che fare con Rockstar. Tanto Sono quando tre prendermi la scegli il bera. colore. Comunque ci sono altre modalità oltre a quelle di roleplay. E come funziona? Cioè, che modalità ci sono? Roleplay, che è molto carina. Basta cercare il server giusto. Magari quando avrò un po' di, cioè, avrò un po' di tempo libero o quant'altro, magari ci darò un'occhiata su questa cosa. Bisogna vedere. Oh, alleluia, finalmente mi sono connesso. Sì, sono nella tua sessione. Sto uscendo con la macchina. Vabbè, Basta che iniziamo nel sia. Se a me piaceva un già po' i il free roleplay sono i roam. principali, se non sbaglio. A me i free roam piacciono un casino. Poi, per quanto riguarda guadagnare soldi e fare la bella vita, è facile o è complesso? Cioè, noi qua adesso abbiamo facciamo la bella vita, viviamo di rendita da quello che abbiamo fatto precedentemente, ma è possibile farlo anche lì? Cioè, c'è un sistema in cui posso accreditarmi i soldi senza dover faticare o devo rifarmi tutto come ho fatto qua per farmi questi big money? Invece con il free roaming tipo cazzeggio con gli amici, per esempio noi abbiamo trovato da giocare ovviamente in sessioni private un sistema molto carino per modificare le nostre interazioni, ovviamente lo facevamo solo tra noi tre e quindi era un cazzeggio libero, nel senso ormai tutto abbiamo finito, tutto prima tutto. Ah, Mentre ok. quelle free roam non ti so dire. Beh, poi magari ci daremo un'occhiata più in là, ma adesso va bene così. Secondo me Server Rockstar. potremmo puntarlo come il prossimo cosa portare avanti quando si riesce anche Sergio. Dopo aver finito un po' di sbrogliare i problemi di lavoro. Non la vedo come cosa complicata da Dipende poco. tutto da che punto possiamo fare su 5M, cioè. Se dobbiamo ricominciare da zero, Bello. boh. Allora è carino comunque cominciare da zero. Però Ma ruolando è molto.
molto più divertente, secondo me. Tra l'altro non ho mai chiesto, ma FiveM richiede licenza e a pagamento, è No, no, gratuito. sono server privati liberi. Sì, ma se io non ho il gioco, non l'ho mai comprato, eccetera, solo guardato a giocare, posso giocarci gratuitamente? Sì, è tutto gratis. Sono server pirati alla fine. Sì, ma il client è sempre pirata anche quello, immagino. Eh sì. E allora non si possono dire queste cose. Però è la verità, scusa, sono server creati dalla community. Carino, Non ma carino la sono community. server ufficiali. E si possono anche ostare? Nel senso, se io voglio Non ostare credo che... un server privato, diciamo. Per giocare io, te, se Per server. giocare devi sempre avere il gioco originale, però FiveM è gratis. Ah, qui si può... Cioè, Ok, diciamo, non c'è capivo. un modo differente di connettersi ai server. Peccato che non posso venirti a romperti le palle con un cargo bot. Sembra che tu ne sai abbastanza, ma metti che voglio fare un free roam con i miei tre, due soci. Posso creare un server sul mio PC come faccio per Minecraft? O è una cosa molto complicata e improponibile? No, ma secondo me ti dà un elenco di server a cui connetterti. Puoi tranquillo, non stiamo un server, però se non hai risorse scaricare puoi creare custom, sì, è un po' come crei su Mike, però di per sé è come dire, ti dà un elenco di server da A a Z e noi ci troviamo tutti nel server Y. Abbiamo ricevuto donazione? Di 15 dollari. 15 Grazie dollari! mille. Grazie mille, grazie mille. SPK Genesis, ti Genesis. ringrazio! Mi sento ricchissimo! Io no, perché non riesco a prendere i soldi della cassaforte del Siamo Knight. ricchissimi! Aspetta un attimo che devo rispondere a quella. Scrivi a Sergio, scrivi a Sergio! È stato generosissimo! Ti ringraziamo moltissimo per la donazione, li useremo per migliorare il canale. Perché tanto lo stento è di creare qualcosa di super fruibile. Ok? Grazie mille, Intanto la nostra grazie moderatrice sta aggiornando il terzo membro. Allora, andiamo a cambiare veicolo. Anzi, questo qui lo porto al Knight. Che è questo? Come mai hai fatto questa donazione? Che sono curioso. Comunque è molto, molto ben accetta. Per noi è la prima donazione che riceviamo, e quindi siamo curiosi di sapere come mai, cioè cos'è che può spingere un utente a fare una donazione. Siamo disposti nel frattempo siamo nella stessa sessione? Ok, vado a cambiare veicolo, anzi deposito questo in un altro garage e poi iniziamo magari a fare una ricognizione per qualche punto di interesse, anche con il mio profilo invece solo che con il tuo. Oh, non gira niente sto veicolo, non mi ci trovo molto. Scrivi pure che si vede in chat. Scrivi pure che si vede in chat. Sì.
riesci a fare lo screen? Fallo tu perché sono un attimo impegnato a livello di arbitraggio. Ti ringraziamo. Non so se come potranno essere usati i fondi a scopo di inviare il canale, se mettendo pubblicità, aggiungendo, facendo piccoli giveaway o cosa. Sinceramente per me è la prima volta. Però l'idea è quella, proprio di integrare il canale a miglioramenti e via. Comunque grazie mille, scusate se sono stato un attimo assente, ma mi hanno chiamato a livello di arbitraggio perché sono anche un arbitro, per cui... Sì, mandalo a servo. Ok. Allora un attimo, secondo me... Ok. Sì, per magari... Sì, bravissima. Allora, devo recuperare intanto il nostro caro Sev, qua. Invitiamolo nel SIO. È bello andare in giro con l'acqua. Poi la trazione anteriore non puoi neanche derapare. Ah, bel incidente contro. Oh, guardate, donazione di 20 euro. Incredibile. Questo c'è scritto, è riuscito a fare il pop-up, ragazzi. Grazie mille, Karos, grazie mille. Big money, basta, siamo ricchi, possiamo chiudere il canale e scappare con questi con questi soldi. Allora, quanto posso prendere i miei soldi dalla cassaforte di GTA, allora? Quanto consumo la macchina, con 20 euro possiamo scappare più o meno fino... Non so se arriviamo a Torino. Sì, a Torino ci arriviamo. No, con la mia dico. Pronto o no? Sì, dai, ci arriviamo giusto giusto a Torino. Giusto giusto arriviamo e basta, poi ci andiamo a piedi e andiamo oltre il casello. Vabbè, arriviamo fino al casello, paghiamo e ci fermiamo. Ma sei pazzo, la mia è una macchina di famiglia. Vecchia, che vola ha fatto? E ci credo, tu peso massimo, io peso minimo. Ma invitami. Ti ho già invitato. Preso. Adesso devo cambiare macchina e l'hai distrutta, devo prendere un'altra macchina per la famiglia. Abbiamo i big money, ragazzi, big money! Ti sparo! Ehi, non mi sparare! Ah, ti sei schiantato. Perché piove, che palle! Mi piace quando piove. Chiesto guidare, poi no. E poi sono con la trazione anteriore, quindi forse la mia indicata per vedere sulla pioggia. Non riuscirei a acchiapparmi, invece sì. Guarda come mi sono schiantato malissimo. Sì, ho visto. Ok, sto uscendo con l'altra macchina della famiglia. I big money! Cosa possiamo fare con i soldi su Twitch? Possiamo migliorare grafica o cose del genere?
possiamo reinvestire per pagare qualcuno che ci faccia degli overlay decenti. No, io vorrei preferire qualcosa che migliori l'esperienza dell'utente. Oh, Non ci sta macchina pensavo. è talmente lenta. È talmente poca, con poca aderenza, non riesco anche a salire con la pioggia. Ti venga a spingere, aspetta, No, aspetta, no, sono già uscito. aspetta, Dove toccare sta macchina? Basta, sei appena morto, lo sai. Non sai che sei appena morto? aspetta. Ti Mi fermi e domando per sal... la mazza. Sì, cade nell'orbitale. Sali sulla macchina, dai, andiamo. Ouch. Devo far uscire il Kosaska. Scappa, scappa! Stacca, stacca! Sono arrivati 20 euro di donazioni. 20 euro. Euri, 20 euro. Ma cosa volete da mio figlio? No, sto con le cuffie. Dorme. Vuole la mamma. Adesso chiamo la barchetta. Perché hai acceso la radio? Se prendiamo il dinghy. Parcheggiato. Andiamo. Bellissimo parcheggio. Dai, scendi. Arrivo, arrivo, arrivo. Ti ho dato la mano. Guidi tu la barca? O la guido Va io? bene. Dimmi tu cosa vuoi fare. Guido io. Guido. Allora mi siedo dietro e faccio autista al sommergibile. Oggi sono ricco. Usiamo anche lo smartphone stasera, allora. Chissà se riesco a ribaltarmi in qualche maniera. Perché devi anche Diciamo. viaggiare, devi viaggiare anche sul mio sottomarino? Riesci ad avvicinarti senza autodistruggerti? Ma di questo riuscito a No! fare un parcheggio perfetto. Sì, infatti, quello che sto per dire anch'io. Ma andiamo a fare sto giro sull'isola o... Tanto ti sposti da un lato, quindi. A poco. Siamo tristi. Vabbè, no, dai. Siamo tristi. Hai letto quello che ho scritto? Sì. All this work, Capitan, how about we go and blow off some steam?
Ok, ti sposto il sottomarino. Allora, come faccio a partire per l'isola? C'è scritto? Parti per l'isola. Dove? Sopra. Quando parti dal pannello. Raccogli informazioni? Esatto. Anche te butta fuori la missione di... E aggiungi che ho l'elicotterino. A me. Che ci andiamo insieme, più che altro. Vuoi guidare te o guido io? Come vuoi? Penso che devi Vabbè, beh. guidare te. Parti! Quindi, niente. Va bene così, dai, va bene così, ragazzi. Ma quindi niente. Dove ce l'ho parcheggiato? Cosa? È sottomarino. LOL. Potevo fare di meglio se avessi avuto più tempo. Tipo parcheggiare nel canale di scolo. Figo, poi lo facciamo. Va bene. Tu col tuo e col mio. Però deve essere in due scie differenti. Due? Scie differenti, se no non mi spawno il mio di sottomarino. Ah, in due sì di fare, vabbè, si fanno, si cambiano anche sì io. Ma quindi scusami, mi confermi niente? Sì, ma è quello che ha detto Yami, Non ho tranquillo. letto tutto. Sì, ti confermo quello che ipotizzavamo. E No. si ipotizzava. Però va bene così. Buonasera! Ciao Yami! Buonasera Yami, buonasera. Stavo cercando di atterrare, per quello non ti ho risposto instant. Tanti auguri comunque Tanti Yami. auguri! Ma che tanti amantia! Tanti auguri! Aspetta, non era così. Di nulla, di nulla. Ora Mo? sono vecchia come una moderatrice, dai. Ah no. Ma quindi, ma che fine Boh. abbiamo fatto? Perché non è partito niente? Sono ancora qui sulle scale che aspetto. No, perché sono partito io a posto tuo. Io posso partire di nuovo? Non lo so proprio. Prova a tornare sottomarino. È quello che sto pensando di fare. GT Bug, lo pensavo anch'io. Tutti si lamentano di Cyberbug, ma... Sì, Oddio! assolutamente. E tu no? Sì, scusa. Tu non lo vuoi provare insieme a noi? Possiamo ro fare ro roleplay. Io sono... No. Angelo, inizia a scaricare quello che c'è da scaricare. Invece che comprare un nuovo gioco per la Switch, comprati l'hard disk. No, peccato, mi sono buggato sull'isola, io sono sull'isola. E se aspetti, provo a raggiungerti. Dice, aspetta il tuo leader che lasci la festa. Vediamo se GT Bug mi ha... Sto tornando nel sottomarino. Come luminosità la webcam va bene. Il tablettone sta accendendo.
Mi si è buggato, non posso arrivare alla festa. Meglio che cambiamo sessione. Aspetta 2 secondi, dammi 2 secondi. Prova a suicidarti. Vediamo un attimino. Poi che si chiama? Sei bloccato in schermata nera? Sì, no, perché ho interrotto io un attimino. Fammi atterrare un attimino, sto guardando una cosa nei menu. Ciao Marco. Ah, mi sono capottato! E sono morto. Mi sono suicidato. Sono morto di nuovo. Che è successo? No, sto morendo! Ma dove si spona? Non so! Da quando è esploso l'elicottero? Ho smesso anche di morire. Ti giuro ragazzi, non so cosa sta succedendo. Sto andando verso la luce, ma non credo sia la cosa giusta da fare. Sono morto di nuovo. Aspetta, vediamo se ci riesco. Cosa sta succedendo? Si è buggato il Non gioco. lo so. Come cazzo? Di che morto appena. Stai vedendo anche tu quello che sta succedendo in live? Oh mio Dio, sì, sto guardando in live adesso. Dove sei finito? Apri la mappa. Chi è sei qui? Non si crede. Boh, adesso come faccio a tornare indietro? Oddio. Mi si è buggato, guarda lì. No, non so cosa fare, ragazzi. Allora, non volevo ricominciare. Aspetta, ho provato io. Unisciti alla mia sessione a Sì. questo punto. Capito, ma non posso fare tutto quel pezzo a nuoto. Mi unisco a server. Vedi com'era. Già comunque mi era successo sto un bug del genere. Incredibile, ragazzi. Oh, meno male che eravamo in due, così da cambiare sessione. Beh, visto che manca poco tempo, proviamo a ficcarci nei canali sommergibili. Aspetta, siamo insieme. Va bene. Dove ci becchiamo? Perché se lo facciamo spawnare vicini, cioè da vicino, alla metà strada può essere così. Ok, ci possiamo beccare vicino
al modifica lo Santos Custom riuscito Sì. a te? Visto che sono più veloce, scelgo un punto più vicino a te. Che bello, sto dando la Plymouth Barracuda. Ma comunque, ma sei pazzo? A farmi notare. Io non nuoto manco nella vasca da bagno. No. Anche perché non c'era la vasca da bagno. Io ho. Spero di fare un bel riccone con quei 30 euro donati, ma mi dicono che non si può fare dalla regia. Sei arrivato lì? Sì, è stato il mio sottomarino. Ce lo stiamo chiedendo tutti, Yami. Ah, sei già il tuo sottomarino. Avvisa. Aspetto! Ah, quando ti consegnano il dinghy parte la radio. Devo raggiungere il dinghy. Quando ci impieghi? Sono dietro l'angolo quasi. Se guardi sulla minimappa dovresti vedermi. Sono sulla spiaggia. Cerchiamo di non distruggerci il sommergibile a vicenda. Vediamo al canale di scolo. Ok. Ok, dopo questo torno al mio sottomarino. Peccato non poter guidare lo yacht. Sono lanciato contro il sottomarino di testa. Sto entrando nel sottomarino, non sotterrassi, ma sotterrone. Parcheggio perfetto. Ti sei incagliato? Sì. Mi viene a vedere.
Ovviamente non mi spaccare, Ai missili ti agganceranno, ma non ti sparo, tranquillo. Sta arrivando. Potete trovare le fogliature? Sì. Aspetta. Un po' indietro. Ancora adesso faccio manovra. Non sono bravissimo sottomarino, ma imparerò. Giusto per fare ste cagate. Sì, vai sottomarino, accelera. Pronto? Sì. Tong. Ancora indietro. Ancora un Sto po'. spingendo. E Devi niente. prendere la rincorsa. Mi sa che è troppo. Ma se posso entrare negli altri canali di scuola? Riesci a disincagliarti? No. C'è nel menu delle cotasca. Se non ricordo, vai al veicolo, ci sono servizi. Cotasca. Teletrasporto! Opzioni di spostamento. Porto a Cosasca nel mare aperto. Ah, col cerchio sparo. Hai recuperato di nuovo. Sì. Seguimi. Quasi sto spostando le boe. Ti rendi conto? Vuoi entrare là? Sì, sto già entrando. Credo. No. Non ti fa entrare? È che ho destino amarato. No. Ci devo riprovare. Ce l'ho fatta. Come ho fatto a morire? Non lo so.
Dai niente. Marco, facciamo un po' il ride. Sì. Scegli tu stasera, dai. Allora, guardate che prima mi do fuoco. Oh, ti dai fuoco. Oh, stanno andando CPG. avanti. Ragazzi, non è ancora finita la nostra avventura. Seguimi, Angelo, seguimi. Hai visto dove sono finito? Sì. Devo aspettare che torni un po' l'alta marea. Notte, vediamo se mi sono ufficialmente arenato. Sì, mi sono arenato. Ma ti Posso rendi conto che... spararti? No, aspetta, 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 aspetta. Ma la torretta che non è... A missile guidato, dov'è? Grazie. Periscopio. Non voglio sparare a te, voglio sparare con la gente che mi sta sparando da fuori, per quello stai lì. Time, Pavel. Vedi che mi sparano? Ma non mi spara più nessuno? Non so neanche dove sei. In aria. Sei quello a cui sta sparando? Sì, mi sei sì. Ci sono i razzi che ti stanno ancora inseguendo. Lo so, lo sto sentendo. È incredibile sta cosa, riuscivo a ucciderti? No. Se non sbaglio manovre se me la cavo ancora. Sì, no, dopo un po' mi si è smesso di seguirti. Si cerchi il... a chi redare? Buonanotte, Angelo? Yami. E cerchi chi ridare? Va bene. Allora, intanto mi suicido su di te. Geronimo! Chi mi ha colpito prima? Io o te? Tu, mi hai colpito tu. Mi sono schiantato proprio, Ho visto.
Nella live si è visto più bene bene, grazie al periscopio. Allora, poi andiamo su Twitch. Allora, andiamo a fare il raid su uno dei nostri? In che senso Oppure nostro? andiamo? C'è uno di quelli che abbiamo già follow? Oppure che secondo Ma noi? vedi tu, fai tu. Hai distrutto sto marino? No. È morto il sottomarino. Allora. Grazie Generis per altri 5 dollari. Big money. Monster Hunter o Little Nightmare? Cos'è Little Nightmare? Monster Hunter andiamo. Anzi no, andiamo a fare qua. Va bene ragazzi, io ho fatto partire il raid. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Io so, cercando di capire dove è finito il mio veicolo. Facciamo vedere se ci ringrazi, se ci dice qualcosa. No, mi sa che il raid non è neanche partito, non capisco di perché. Ah no, è partito, è partito. Buonanotte a tutti ragazzi. Sì, Buonanotte. No, ha ringraziato il nuovo. ha ringraziato, ha ringraziato. Perfetto, ora posso chiudere lo stream. Buonanotte a tutti e GG.